Procuratore, un ufficio con funzionari pubblici definiti senza più freni inibitori che asservivano interessi privati alla loro funzione pubblica. Vi è stata una grave compromissione della funzione pubblica che è demandata all'ITL. L'etica di un funzionario pubblico prevede che vengano posti in essere i comportamenti più idonei al raggiungimento dell'interesse pubblico. In questo caso è assicurare la corretta applicazione delle norme in materia di collocamento del lavoro e di sicurezza. Queste norme non venivano fatte rispettare dall'ufficio territoriale del lavoro di Catania. Si volevano ottenere avanzamenti di carriera, ma con un danno erariale allo Stato non è indifferente? Sì, sicuramente la utilità perseguita dai funzionari corrotti era spesso un avanzamento di carriera, una riconferma degli incarichi o l'assunzione di persone vicine a propri familiari. Ma quello che voglio mettere in evidenza è che il danno non è soprattutto il danno erariale, cioè la mancata percezione delle sanzioni irrogate. Il vero danno alla collettività è il fatto che un'impresa sa che può anche fare a meno di applicare le norme sul lavoro nero o meno, o sulla sicurezza del lavoro, perché può contare su amici che poi sistemano le cose. Il vero danno, il maggiore danno, non è quello erariale, è il danno alla collettività. Infatti non c'era solo una corruzione bilaterale ma triangolare, si avvantaggiava non solo a se stessi ma a tutti ciò che stavano attorno a questo sistema. I protagonisti di ogni vicenda corruttiva sono tre: un politico o comunque uno che aveva rivestito incarichi politici, che raccomanda un imprenditore inteso come possibile serbatoio di voti per fargli ottenere la cancellazione di determinate sanzioni, il corrotto è il funzionario che si presta a rendere questi favori. Ancora una volta la politica, procuratore, coinvolta in fatti corruttivi. Diciamo che si tratta di alcuni soggetti appartenenti al mondo politico che si intrecciano in un perverso connubio con funzionari corrotti, ma vorrei, ecco, proprio per accendere anche da qui, da questo punto di vista, la speranza delle persone che ci ascoltano. Noi siamo arrivati a far luce su queste vicende anche grazie a dei funzionari onesti che non hanno sentito più di poter condividere l'operato disonesto di persone che erano al vertice di questo gruppo. Loro ci hanno segnalato queste irregolarità avendo fiducia nella magistratura, e questo è il messaggio che io rinnovo anche nei confronti dei funzionari. Sappiamo che vi sono tante persone oneste che non possono fare carriera se persone disoneste occupano determinate posizioni. Si rivolgono alla magistratura con l'aiuto delle forze di polizia e credo dell'opinione pubblica, che è fondamentale, potremo fare giustizia. Un episodio inquietante è quello che vede Forzese entrare liberamente all'interno dell'ITL e muoversi come se fosse a casa sua. Muoversi come se fosse a casa sua e per chiedere cose che qualunque pubblico funzionario avrebbe dovuto respingere in maniera indignata. Qui invece le si accolgono queste richieste indegne dietro corresponsioni o promesse di corresponsione di favori.